dal punto di vista politico, economico e finanziario stia alla caratura del politico o dei politici che ci governano. Per cui noi la reputiamo una cosa assolutamente naturale. Se oggi non c'è, non dipende dal fatto che non sta scritto, ma dipende dal fatto che qualcuno non è in grado di fare una programmazione pluriennale. Grazie, onorevole Palese. Sì, grazie Presidente. Noi voteremo anche contro questo emendamento per un motivo molto semplice, cioè il mondo è in evoluzione dal punto di vista della finanza, commerciale e quant'altro ad horas. Immaginiamoci, cioè, i piani quinquennali di Brezhnev non hanno retto e sono stati un fallimento mondiale e di un mondo, cioè, tanti anni fa. Immaginiamoci se possiamo fare piani oltre il quinquennio. Onestamente non è condivisibile. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare, quindi 1.12 caso, parere contrario a autori di maggioranza e governo, favorevole a autori di minoranza, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Grassi. Amoddio. Di Lello. Bene. Onorevole Di Lello. Civati. Ci siamo? Frusone. Votato. Abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 415, votanti 414, astenuti 1, maggioranza 208, fuori 100, contrari 314, la Camera respinge. Siamo all'1.13 caso. Onorevole Cariello. Grazie Presidente. Voglio spiegare all'Aula le motivazioni di questo emendamento che va a sopprimere due lettere del comma 6, la A e la B. Due lettere che per noi sono l'anello di congiunzione tra la legge di contabilità, la 196, e la legge rinforzata, la 243. E chiariamo una volta per tutte quanto questa legge ora si va a porre come in attuazione definitiva di quelli che sono i principi dettati dalla legge rinforzata. Come ha anche affermato il collega Marchi nel suo intervento introduttivo al primo emendamento della seduta odierna, questa è da considerarsi una legge a tutti gli effetti di attuazione del processo di riforma.